Presa al volo Roberta Manzini e Chiara Parolo, promotrici di un festival La Sublime Bellezza. Naturalmente, visto che abbiamo qua dei gentili ospiti, vogliamo saperne di più. Io e Chiara siamo lo zoccolo duro della Sublime Bellezza numero 2, perché il numero 1 è stato nel 2019 e a Rosolina Mare, invece questo sarà a Frattapolesine nel giugno 2021. Che cos'è la Sublime Bellezza? La Sublime Bellezza è un progetto che nasce come e vuol farsi un po' come contenitore del linguaggio legato all'espressione artistica nelle varie sue sfumature e sfaccettature, per cercare di mettere in moto proprio delle riflessioni nuove su magari un tema. Quest'anno ad esempio abbiamo il tema della resilienza, che è stato pensato nel dicembre del 2019, quindi in epoca non sospetta rispetto ai temi del coronavirus, ed è a tono proprio perché incoraggia a spostare lo sguardo sulle soluzioni anziché sul problema. Noi siamo quelle che si ripetono, diciamo, rispetto al 2019, e quest'anno abbiamo Nicole Ranci, che lei si occuperà come sarà la curatrice del festival, poi abbiamo Rita Benzoni, che è un'artista che si occupa di mosaico, e Irene Fontolan, che si occupa di comunicazione. Nella vostra presentazione avete scritto: siamo un gruppo di donne che credono nel linguaggio dell'arte che trasforma attivamente. E quindi un festival solo alle femminili o cosa? No, assolutamente no, è aperto a 360 gradi, quindi sì, diciamo che il team è di femminile, esatto, al femminile, però abbiamo artisti che sono appunto maschili e che porteranno un valore aggiunto. Per fare tutto questo naturalmente ci vogliono dei bei soldini, e voi avete fatto un crowdfunding, che naturalmente mettiamo tutti i dati per una somma impressione per appunto accedere, per appunto a trovare le energie per effettuare questo festival. Certo, allora noi abbiamo chiesto alla piattaforma Eppela, che si occupa proprio dei progetti soprattutto legati all'arte, e abbiamo inoltrato questo progetto, è stato accolto, però abbiamo bisogno della generosità materica proprio degli altri, e quindi il crowdfunding è un ottimo modo secondo noi per essere aiutati, essere sostenuti, perché basta un minimo di 5 euro per poter raggiungere un minimo, diciamo, di rispetto al nostro obiettivo. Una cosa molto bella è che quest'anno abbiamo accolto anche altri artisti, e sono degli artisti, sono delle promesse soprattutto nell'ambito della fotografia, del mondo giovane della fotografia sperimentale, dove questo tema che è la resilienza è stata sviluppata, e lo vedrete insomma quando verrete appunto a vedere il tutto, il festival, a partecipare al festival, è stato sviluppato in una maniera veramente geniale questo. E non solo, ma all'interno del festival ci saranno dei laboratori attivi, quindi è un festival partecipativo, e come chiusura del festival abbiamo un incontro, sempre che è previsto tutte le volte, un incontro interattivo con degli ospiti ben precisi, sempre sul tema della resilienza, quindi sarà un arricchimento. Il periodo, le date nel quale si svolgerà il festival? 24-29 giugno a Frattapolesine, nelle ville venete.